Falò di confronto anticipato di Michele Milli. La penultima puntata di Temptation Island ha portato con sé notevoli momenti di tensione, caratterizzati da due falò prima di approfondire la storia di Michele e Milli. La curiosità del pubblico si è fatta sempre più intensa, chiedendosi cosa fosse accaduto tra la coppia. La decisione di partecipare al programma, prodotto da Maria De Filippi, nasce da dinamiche delicate. Milli, una ragazza dal carattere vivace, ha generato in Michele un senso di insicurezza e mancanza di rispetto. La giovane ha anche espresso la sua paura di affrontare la vita da single, spingendo Michele a richiedere un falò di confronto. Michele lascia Milli e torna a casa da solo. Durante l'ultimo video visionato da Michele, è emersa una scena che ha sollevato ulteriormente la tensione. Milli era a cena con Alex, il quale ha manifestato il desiderio di conoscerla anche al di fuori del programma. Questa interazione ha scatenato reazioni esplosive da parte di Michele, il quale ha mostrato un comportamento avvilente, arrivando a colpire gli arredi. Nel momento del falò di confronto, il suo sfogo ha rivelato il suo malessere emotivo, ha accusato Milli di non aver mai espresso un apprezzamento nei suoi confronti, dichiarando: "Mi ha mancato di rispetto". Alla fine, Michele ha preso la decisione di tornare da solo, esprimendo chiaramente il suo dolore. Temptation Island, Milli è ancora innamorata di lui. Nel corso del programma, Milli ha mostrato una crescente vicinanza al tentatore Alex, instaurando una relazione di intimità che ha compreso baci e momenti affettuosi. Lei ha apertamente dichiarato di sentirsi ansiosa ogni volta che lui si avvicina. Michele ha commentato la situazione affermando che non si sentirebbe pronto a sposare Milli in quanto non naviga in un senso di fiducia. Al falò, Milli ha accusato Michele di falsità, pur ammettendo di essere innamorata di lui, fomentando interrogativi sul futuro della loro relazione. Dopo l'incontro, ha confessato di volerlo ancora abbracciare. Filippo Bisciglia, noto conduttore del programma, ha previsto un possibile ritorno della coppia insieme.